Chiamo Alicia Vallone, ho 29 anni e da 5 anni sono la mamma di un progetto dedicato al settore travel che si chiama Nuoc. Tutto è nato nell'estate del 2009, quando sono andata in vacanza per la prima volta a New York. E, insomma, chiedevo consigli ad amici, leggevo blog, ma non era mai abbastanza, tutti mi dicevano la propria e avevo tanta confusione. Ed era come se non trovassi davvero qualcosa. Le indicazioni e quei suggerimenti che rispecchiassero la mia personalità di viaggiatrice. E fu così che mi misi in contatto con alcuni creativi italiani, grazie ad amici comuni che vivevano già da tempo a New York, e insomma chiesi a loro di collaborare con me a un mio blog personale, che decisi di chiamare Nuoc. All'epoca appoggiava semplicemente su uno spazio gratuito di WordPress. E mi piaceva la parola Nuoc perché mi ricordava New York, detto da un bambino, insomma, New York, New York, Nuoc, siamo arrivati a questo nome. E qui raccoglievo un po' di tutto, cosa assaggiavo, cosa vedevo e come mi spostavo in città. E tra questi ragazzi ho conosciuto anche il mio attuale fidanzato, Leonardo, che all'epoca studiava alla New York University. E decisi che mi sarei trasferita, insomma, da lui nell'autunno successivo. Il tempo di tornare in Italia, fare il visto studente, mi sono iscritta a una scuola di inglese, nel frattempo ho continuato a lavorare, insomma, per i miei clienti italiani, per i quali continuo a lavorare ancora oggi come digital strategist. E nulla, mi trasferì a New York e abbiamo vissuto insieme quasi 3 anni e dopo qualche mese dal mio trasferimento il mio blog personale si è trasformato, insomma, in poche settimane in un blog collettivo dove tutti gli italiani che vivevano a New York hanno iniziato a collaborare con testi, fotografie, illustrazioni. New York poi è una città di passaggio, inevitabilmente dopo 3 mesi le persone iniziavano a trasferirsi per questioni principalmente di visto, quindi tornavano in Europa, chi in Italia, e fu così che, insomma, mi dispiaceva perdere questi talenti e decisi, insomma, di aprire nuove città. Quindi da New York, Nuoc iniziò ad allargarsi già a fine del 2009 a nuove città, tra cui le prime furono Milano, Londra, Parigi e così via. E oggi siamo arrivati, dopo 5 anni, a ben 70 città coperte. È vero, Nuoc è una rete di persone, in rete a loro volta. E oggi questa rete conta più di 50 redattori in tutto il mondo attualmente attivi. In passato, in questi 5 anni, sono però passati sotto Nuoc più di 200 ragazzi. Noi li chiamiamo i Nuokers, questa figura un po' mitologica che vaga per le città alla scoperta delle cose più belle che un turista, un viaggiatore o una persona che si sta per trasferire in una nuova città può trovare. Lo fanno principalmente per passione, io con loro. E distingo poco il mio lavoro con il tempo libero, il gioco e l'impegno vero, perché quando entra la passione non interessa più fare le nottate, non diventa più un peso. Tutti i ragazzi che lavorano a Nuoc sono giovani, talentuosi, preparatissimi. Ciclicamente apriamo una call per riuscire a coinvolgerne sempre di più e ci rendiamo conto che sono sempre più giovani. Che si avvicinano al nostro progetto, ci divertiamo e questo penso sia il nostro segreto, l'ingrediente speciale che ti uniti tutti e rende nel suo piccolo bello questo progetto. E come già anticipato, è veramente solo passione, non ci sono soldi dietro il progetto, non c'è nessun colosso, tra virgolette, nessun padrone. E c'è la nostra energia, si lavora perché è un piacere costruire qualcosa che arrivi dritto al cuore delle persone, in questo caso ai viaggiatori. E i valori principali di Nuoc sono la coerenza, la trasparenza, la professionalità e questa è la nostra rete. E se è vero che Nuoc non guadagna nulla direttamente, è anche vero che indirettamente in questi anni stanno arrivando sempre più lavori, proprio perché alcune realtà, agenzie, privati, editori, come in questo caso,
Burr Rizzoli che ci ha proposto la stesura di due guide, la prima a Roma l'anno scorso e quella di New York quest'anno. Sono arrivati tanti lavori retribuiti che hanno coinvolto piccoli gruppi della nostra redazione in esterno a Nuoc. Sì, mi sento di dire che il lavoro può diventare passione, ci si può appassionare del proprio lavoro, ci si può innamorare e allo stesso tempo però è anche vero che una passione può diventare un lavoro e in questo caso Nuoc penso che sia l'esempio più lampante e più vivido sul web in questo momento. A chi mi scrive cerco sempre di trasmettere la filosofia di Nuoc. Anche a chi mi chiede consigli per il proprio futuro, anche se sono esterni dal progetto. E la formula che cerco di dare è semplicissima, ma capisco che è molto difficile da mettere in pratica, perché molte volte non è solo questione che i giovani non abbiano le idee chiare su cosa vogliono diventare, ma molto spesso mi rendo conto che non hanno idea delle possibilità che ci sono davanti. Si finisce sempre per lamentarsi, la verità. Sento tante critiche verso il nostro paese, sento non sono raccomandato, non posso lavorare. C'è chi è molto stressato per la situazione lavorativa, i capi che sfruttano, le persone che non pagano le fatture. È vero, è tutto vero. Mi sono ritrovata io e ci siamo ritrovati bene o male tutti. Prima o poi ci si passa. Quello che però cerco di passare quando le persone mi scrivono e cerco di passare assolutamente ai ragazzi che collaborano con Nuoc è quello di non lamentarsi. Non serve a niente, è dannoso per la propria salute, per le persone che ci circondano, perché nessuno ha voglia di aggiungere problemi su problemi. E allora penso che Nuoc sia anche questo, il fatto di non lamentarci, il fatto di rimboccarci le maniche e far vedere lo stesso quello che sappiamo fare, scrivere, fotografare, raccontare una città, illustrare, gestire i social network, ci diamo da fare, non aspettiamo che qualcuno venga a chiamarci. Questa situazione, la situazione italiana, la crisi che insomma coinvolge bene o male tutti i paesi, non deve essere una scusa per starsene con le mani in mano. Siamo bravi a scrivere? Bene, lo dimostriamo con i nostri articoli. Facciamo foto belle? Bene, le pubblichiamo. Nuoc è questo, è un aggregatore di energie positive. Quando mi scrivono cerco di passare la positività. Possibile, che non è tutto brutto e che basta veramente avere nuovi occhi sul mondo. Io vi ringrazio e vi saluto e vi invito a visitare Nuoc e soprattutto i profili dei nostri ragazzi per vedere quanta bellezza c'è in Italia. Un bacione.